In questo video andremo a parlare di quella che secondo me è la CPU più interessante sulla piattaforma X99, cioè su socket LGA2011-3, lo Xeon E5-2697V3. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro Pazzo. Oggi siamo qui con questo processore Intel Xeon, che come vi ho già detto dalla intro, reputo molto interessante per il suo rapporto qualità-prezzo che ha attualmente, soprattutto poi per chi si vuole costruire un PC o magari aggiornare la sua build attuale, ovviamente spendendo veramente molto molto poco. Parliamo di un processore uscito nel 2014 per socket LGA 2011-3, quindi la fascia high-end desktop di Intel di quegli anni, basato sull'architettura Ashwell, quindi Intel quarta generazione, e con 14 core e 28 thread, con 35 MB di cache di livello 3, quindi davvero una CPU che diciamo in termini di multicore sicuramente ancora dice la sua, magari in single core ecco può essere indietro magari anche a modelli di fascia bassa attuale. In ogni caso ecco, questo è un processore che costa al momento attuale 18 euro, che è veramente pochissimo, e ci sta perché effettivamente comunque sapete ecco che questi Xeon vengono dismessi dalle grandi aziende, dai server e dai data center che li hanno magari comprati al lancio, ovviamente ormai poi inondano il mercato attuale perché per i server non sono più CPU adeguate, e quindi insomma poi ci ritroviamo noi per le build di fascia ultra bassa. Però ecco, per una build così economica andremo a vedere poi, dopo aver visto tutti i benchmark in produttività e in gaming, se può essere ancora una valida alternativa, soprattutto poi se confrontata alla grande rivale della X99, cioè il socket AM4. Ma parlandovi un po' meglio delle caratteristiche tecniche di questo processore, come vi ho già detto prima, abbiamo un 14 core 28 thread con frequenze di base di 2,6 GHz e in boost di 3,6 GHz. Però io vi dico, le frequenze in boost io a 3,6 GHz non le ho mai viste arrivare sulla mia scheda madre, che comunque è una Asus X99 Deluxe, e quindi sì, effettivamente diciamo la frequenza di boost operativa che ho visto anche sul singolo core, nelle applicazioni che andavano a sfruttare un singolo core, era all'incirca di 3,1 GHz, che comunque non è male, perché alla fine se poi questo processore su tutti i core va a questa frequenza, diciamo che comunque si può stare per, ripeto, il prezzo a quello paghiamo. In termini di cache, L3 ha 35 MB, cosa molto utile appunto in diverse applicazioni o giochi che sono cache sensitive. E come ultima specifica abbiamo il TDP, che è di circa 150 watt. Cosa che magari può non riguardare in molti tra voi, perché uno dice questa CPU, ecco ve lo dico, non è overclockabile, quindi non potete andare a sbloccare insomma diciamo il ratio della CPU o insomma modificare il voltaggio o quant'altro. Questa CPU è sostanzialmente bloccata, ma in realtà c'è la mod del Turbo Boost Unlock, che però vi dico subito io non sono riuscito a farla, per il semplice fatto che la mia scheda madre, essendo una scheda madre probabilmente di marca, perché effettivamente è una Asus, non è propriamente supportata dai vari tool che sono attualmente disponibili, che sono in realtà fatti tutti per schede madri cinesi. In realtà c'era un tool che poteva essere utilizzato anche per questa mod, che a livello di BIOS appunto, se per chi non lo conoscesse, vi sblocca il Turbo Boost, cioè la frequenza massima di questa CPU su tutti i core, ovviamente se state dentro il power limit appunto di 150 watt circa. Però ecco, sulla mia scheda madre questi tool non funzionavano, cioè ce n'era uno che mi creava un custom BIOS, ma questo BIOS poi non veniva non si poteva effettivamente flashare all'interno della scheda madre perché non veniva riconosciuto, probabilmente perché era più grande veniva più grande tipo 16 mega al posto di 8 mega, che è la grandezza insomma del BIOS che può ospitare il BIOS di questa mia X99. Quindi io in realtà ci ho provato, ma non ci sono riuscito. Magari se voi avete una scheda madre cinese, riuscite insomma ad abilitare il Turbo Boost Unlock e ad avere effettivamente prestazioni anche più elevate rispetto a quelle che vedrete insomma durante i benchmark, che quindi saranno praticamente le prestazioni più base che potete avere sostanzialmente. Quindi per quanto riguarda la piattaforma di test, prima di passare ai benchmark, sono andato a testarlo ovviamente con la mia X99 Asus Deluxe, che ripeto però non vi può far utilizzare, almeno secondo me, questo Turbo Boost Unlock, cosa che diciamo mi dispiace un pochino, però effettivamente anche lì il Turbo Boost Unlock non è magia pura, perché comunque dovete stare dentro il power limit, e per quello insomma se volete boostare
stare su tutti i core a questa frequenza, comunque di solito vi conviene disabilitare l'hypertrading. In questo caso l'hypertrading l'ho lasciato attivo, quindi avremo effettivamente 28 thread che lavorano all'interno del computer per quindi tutte le applicazioni e i giochi che ne vanno a supportare così tanti. Diciamo, in realtà i giochi soprattutto sono veramente pochi quelli che vanno a sfruttare così tanti thread. Per quanto riguarda la RAM, diciamo che mi sono spinto un po' oltre, perché sì, ho utilizzato il mio solito kit Kingston HyperX Predator da 2800 MHz CL14, ovviamente si è abilitato il profilo XMP, ma siccome questo Xeon non supporta ovviamente i profili XMP o comunque frequenze in MHz per la RAM così alte, sono andato a impostare una frequenza di 2133 MHz con però timings di CL11, 11, 11, 18 e 120, mi pare come ultimo timings di quelli secondari, quindi davvero timings veramente bassissimi. E effettivamente poi, se consideriamo che questa piattaforma sfrutta il quad channel, abbiamo comunque, ecco, delle RAM che sprigionano un bandwidth veramente molto alto e con una latenza effettivamente molto molto bassa. Quindi diciamo, da questo punto di vista forse sono stato avvantaggiato rispetto magari ad altri benchmark che potrete trovare online. Ma ecco, poi per quanto riguarda la dissipazione, abbiamo utilizzato un Deepcool Neptune V2, un dissipatore a doppia torre con 6 heatpipes che tiene senza problemi questa CPU, che veramente anche a pieno carico l'avrò vista a 50-60 gradi, quindi veramente pochissimo. E per quanto riguarda l'alimentatore, ho utilizzato lo Sharkoon VPM Gold da 750 watt. E come ultimo componente degno della nostra attenzione abbiamo la scheda video, che è una RTX 3090 e VGA FTV 3 Ultra. Quindi ecco, così non avremo bottleneck per quanto riguarda la scheda video. E tutti i test che andremo a vedere sono stati fatti per quanto riguarda giochi in Full HD, appunto, anche qui per non andare e per non incorrere in bottleneck della scheda video, che comunque diciamo anche in 1440 non ce ne sono tantissimi. Comunque, ecco, questo processore, diciamo, riesce a tenere botta abbastanza bene. E detto questo, direi che ho parlato anche abbastanza e ora passiamo ai benchmark. E partendo col primo test abbiamo Cinebench 2024, punteggio in single core 48 punti, punteggio in multicore 714 punti. Qui vediamo anche dalla classifica che siamo sopra un Ryzen 5 3600X dell'incirca 100 punti, che non è male. Cinebench R23, single core 728 punti, in linea con Threadripper prima generazione e punteggio in multicore 11405 punti. Anche qua effettivamente siamo sopra un Ryzen 5 3600X. 7-Zip Benchmark, compressione 88 8.501 punti, decompressione 86.921 punti. Anche qui questo è un benchmark che ovviamente beneficia del core count di questo Xeon. Stessa cosa anche per Blender Open Data 3.4.0, che il punteggio combinato delle tre scene è di 197,88 punti. Anche qui ottimo punteggio per una CPU, se consideriamo che costa soltanto 18 euro. Su Blender BMW demo, tempo di rendering 177,12 secondi, che non è male, ma vi ricordo ovviamente, se avete una scheda video dedicata e fate girare questi benchmark, lì ovviamente il tempo è una frazione di quello che vedete qua. Però comunque, come benchmark, come riferimento, li prendiamo così. Blender Classroom Demo, tempo di rendering 419,22 secondi, quindi anche qua effettivamente i 14 core e 28 thread si fanno sentire. E su Corona 1.3 benchmark abbiamo un tempo di rendering di 95 secondi, qui effettivamente influenzato molto anche dal quad channel di memoria e dai timings effettivamente molto molto bassi delle RAM, insomma, che ho utilizzato, ripeto, CL11. E come ultimo benchmark di produttività abbiamo il Puget System Benchmark con il punteggio combinato di 1029 punti, ovviamente per quanto riguarda Premiere Pro. Passando ora a Control, che è il primo gioco che abbiamo testato, Full HD come risoluzione di riferimento e settaggi grafici di Digital Foundry. Qui lo Xeon riesce ad arrivare a 141 fps con un 1% low di 76, quindi davvero un'ottima esperienza se consideriamo che comunque questo è un titolo che non avrebbe neanche bisogno di così tanti frame, quindi effettivamente ottimo lavoro per quanto riguarda lo Xeon. E stessa cosa anche Alan Wake 2, 1080p però con DLSS Quality per non andare a pesare troppo sulla scheda video e settaggi di Digital Foundry. Abbiamo un average di 110,4 fps, un 1% low di 82,7 fps. Vediamo poi che qui lo Xeon, come anche gli altri giochi, boosta in tutti i core a 3,1 GHz.
Effettivamente anche qua ottima, insomma, il frame rate su Death Stranding 1080p settaggi maxati, 123 fps, 1% 83,3, quindi davvero un ottimo risultato. E se vediamo qui, davvero questo è un gioco in DirectX 12 che va a sfruttare tutti i core. Vediamo, ogni core è più o meno, insomma, utilizzato al 50-60%, quindi davvero ottima ottima cosa, e anche qui un'esperienza super godibile. Fortnite, versione OG, qui in rissa squadre, che è una modalità che comunque ci sono tanti giocatori nella stessa zona, e effettivamente va a pesare non poco sul processore. Facciamo 139 fps con 1% di 59,6. Comunque effettivamente è giocabile anche, appunto, per gli standard di Fortnite. Devo dire che non era per niente male, quindi anche qui, diciamo, si difende molto bene questo Xeon. God of War 1080p settaggi alti, 154 fps e 1% low di 107,3 fps, quindi davvero anche qui questo è un gioco che non avrebbe bisogno di frame rate chissà quanto elevati, però ecco, questo Xeon da 18 € del 2014 riesce a farci giocare volendo anche a così tanti frame. Passando ora a Cyberpunk 2077, testato in Full HD e settaggi grafici di hardware unboxed, abbiamo un average di 77,2 fps e 1% low di 56,5, che può non sembrare chissà quanto, però ricordo qui la densità della popolazione è al massimo, e dopo gli ultimi aggiornamenti risulta davvero pesante avere tutti questi NPC in gioco, e effettivamente anche rispetto a un Ryzen questo è un ottimo risultato. Passando ora a Battlefield 5 in Full HD e settaggi alti, abbiamo un average di 175 fps e 1% low di 81,7, quindi davvero molto molto più che giocabile. Ovviamente questa è una scena della campagna, nel multiplayer sarebbe da vedere quanti frame facciamo, però sicuramente ecco, questo Xeon riesce a tenere bene botta. Passando ora poi all'ultimo gioco, abbiamo Counter Strike 2. Questo è un gioco però, ecco, single threaded, abbiamo in dettagli medi un average di 182 fps, 1% low di 80, quindi non elevatissimo, però comunque si può giocare senza problemi, ecco, anche Counter Strike. E detto questo, direi di passare ora alle conclusioni di questo video. E eccoci qui ragazzi, dopo aver visto i benchmark. Che dire, io effettivamente sono rimasto stupito dalle prestazioni di questo Xeon, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni in gaming, perché effettivamente diversi giochi, diciamo, spingevano parecchio per quello che, insomma, poi sono le frequenze di questo processore, considerando poi anche l'architettura. Questo perché effettivamente molti giochi recenti, diciamo, vanno a utilizzare tanti core, ecco, sono più multithreaded, mentre magari giochi un pochino più vecchi erano limitati al singolo core e quindi, diciamo, le prestazioni poi sono quello che sono. Però tra questo, il quad channel di memoria con latenza così bassa, sicuramente, e anche il quantitativo di cache di questo processore, sicuramente fanno comodo ancora oggi per avere un'esperienza di gioco fluida, magari non ultra competitiva, ma nei giochi sport tipo Counter Strike 2, visto che quello rimane comunque un gioco comunque molto single threaded. Però comunque in giochi, per esempio, come Cyberpunk, il livello di prestazioni è molto simile, per esempio, a quello di Ryzen 5 3600, quindi anche con, per esempio, la quantità di NPC all'interno del gioco sparata al massimo, questa CPU tiene botta e non scende mai sotto i 70 fps, cosa che invece succedeva effettivamente con Ryzen 5 3600X, appunto per prendere come riferimento quella CPU. Oppure altri esempi comunque di giochi che vanno a sfruttare tanti core sono effettivamente i titoli su DirectX 12, come per esempio Death Stranding. Anche lì abbiamo visto un utilizzo del processore veramente sparato a mille, e questa cosa effettivamente fa piacere quando uno poi ha veramente così tanti core e thread a disposizione, vederli effettivamente sfruttati per poi un ritorno in termini di prestazioni. Ecco, la cosa che forse mi ha lasciato un pochino così sono le prestazioni negli ambiti di produttività, perché effettivamente no, anche lì, diciamo, si difende comunque molto bene, intendiamoci, comunque sono spesso le prestazioni superiori a quelle di un Ryzen 5 3600X, che però effettivamente è un Seguro 12-thread, quindi magari anche lì, se andiamo a prendere un 3700X come CPU, diciamo, poi ci possono essere delle applicazioni che comunque fanno largo uso del bandwidth della RAM, quindi ecco, questa piattaforma con il quad channel, diciamo, è avvantaggiata. Però ecco, magari altri applicativi comunque, diciamo, preferiscono un minimo, ecco, di prestazioni anche sul singolo core in più. E, diciamo, l'unico caso che mi ha lasciato effettivamente stupito è quello di Premiere Pro, che effettivamente fa un punteggio di molto superiore rispetto anche a quello di Ryzen 7 3700X, che comunque è già una CPU che ha un po' più di core, visto che ha 8 core 16 thread. Però ripeto, secondo me anche lì è dovuto al quad channel di memoria, cosa che comunque, appunto, è un bel bonus di questa piattaforma, e perché quindi non andarla a utilizzare. Quindi, arrivati a questo punto del video, vi consiglio, a fine 2023, se non 2024, la piattaforma X99 e in particolare questo Xeon 2697 V3.
Diciamo sni, o meglio dipende, perché se avete visto soprattutto il video della settimana scorsa, di 2 settimane fa, riguardo la build del mio amico su Socket M4, sapete già insomma qual è il mio pensiero, cioè che alla fine anche con 300 euro appunto di build che abbiamo visto con Ryzen 5 2006 e GTX 1080 Ti, vi portate a casa un computer insomma che intanto costa poco e vi permette di fare tutto e vi permette poi in futuro di andare a fare dei notevoli upgrade lato processore. Qual è il discorso con questa piattaforma X99? Che al momento attuale probabilmente vi costa anche un po' meno rispetto al Socket M4, quello sì, e le prestazioni in diversi ambiti magari sono anche superiori rispetto magari a un Ryzen 5 2006 e sono molto più vicine magari a un Ryzen 5 3600X o appunto in alcuni casi a un Ryzen 7. Però qual è il grande ma? È che effettivamente questa piattaforma è arrivata al capolinea perché appunto questo Xeon che abbiamo visto è sostanzialmente uno dei processori di punta. Sì, lo so, esistono anche appunto gli Xeon V4, però diciamo Intel lì non è che abbia fatto tutto questo passo in avanti in termini di insomma di IPC, cioè istruzioni per clock. E poi l'altra cosa è che comunque anche quei processori non è che proprio ve li regalino, però quindi diciamo quella è più un fattore secondo me abbastanza da trascurare, poiché ecco le prestazioni che avete in più magari passando da un 2600, cioè un Ryzen 5 2006, a magari un Ryzen 7 5800X3D sono qualcosa veramente di assurdo, mentre ecco in questi Xeon magari se avete un incremento è veramente di pochissimi punti percentuale. Quindi ecco il mio pensiero rimane questo, che se siete improntati più che altro al gaming e quindi magari avete un budget iniziale comunque abbastanza basso, ma pensate che in futuro comunque possiate ecco, avere più budget da spendere, insomma, vorrete upgradare quello che è il vostro PC, secondo me, ecco, il Socket M4 rimane la scelta principale, anche per il fatto che poi, ecco, insomma, li potete trovare molto più facilmente nel mercato dell'usato, mentre questi Xeon o comunque le piattaforme X99 dovete rivolgervi sul mercato cinese, quello di AliExpress, insomma, quindi anche da quel punto di vista dipende, insomma, un po' come la pensate. Quindi forse l'unico ambito in cui mi sento ancora magari di consigliare questa piattaforma è quello per chi non gioca e basta, cioè per chi fa magari anche altro oltre che giocare, nel senso che questa piattaforma X99, magari su quelle cinesi un po' meno, però diciamo anche lì quelle costose effettivamente hanno tanti slot di espansione. Ecco, una piattaforma come questa, questo Xeon, vi offre a disposizione veramente tante, ma tante linee PCI Express, credo che siamo sulla quarantina. E questo vi serve appunto se volete collegare magari una scheda di acquisizione dedicata, una scheda di rete 10 gigabit, una scheda audio, insomma tutte le schede che volete, slot di espansione M2 aggiuntivi. E appunto sulla piattaforma X99 ne potete andare a mettere a manetta senza che ci siano limitazioni di bandwidth, mentre su Socket M4 siete molto più limitati da questo punto di vista. Quindi per questo magari ci può ancora stare ed effettivamente anche il costo di entrata della piattaforma X99, a meno che non andate a prendere una scheda madre veramente super costosa, io alla fine la mia comunque l'ho pagata una novantina di euro un anno e mezzo fa, quindi non è tutto questa cifrone, ecco. Però insomma, se andate a spendere veramente tanti soldi sulla scheda madre, secondo me non ha troppo senso, però se la pagate un prezzo ragionevole, come ho fatto io, secondo me, e avete queste insomma esigenze, ci può ancora stare questa piattaforma. E l'ultimo consiglio, ovviamente, se avete già una piattaforma X99, ma magari con un processore V3 un pochino scarso, che magari avete preso in bundle insieme a una scheda madre cinese, e quindi volete considerare un upgrade, sicuramente ecco questo Xeon 2697V3 è un passo bello in avanti per quanto riguarda ecco le prestazioni in multicore e single core, più o meno sono sempre quelle. Sicuramente ecco tenetelo in considerazione se avete già una piattaforma X99. Quindi sì, il mio verdetto finale è questo, cioè se siete improntati al gioco passate a Socket M4, se siete improntati magari più alla produttività e altre cose, avete esigenza di insomma tante schede e quant'altro, puntate ancora alla X99. Ovviamente tutto questo se siete ovviamente diciamo persone che hanno un budget molto ristretto, perché ovviamente se avete un po' più di budget, soprattutto nel lato della produttività, vi consiglio sempre di puntare, diciamo, alle piattaforme di punta attuali, desktop o high-end. Quindi, insomma, venite qui soltanto se siete interessati, diciamo, a qualcosa che costa veramente molto poco. E arrivati a questo punto del video, io ragazzi non posso far altro che consigliarvi due video che se non avete visto vi invito a guardare. Il primo è quello che riguarda lo Xeon 2696V2, CPU invece per socket 2011 liscio, cioè X79. CPU che abbiamo visto quasi un annetto fa e che effettivamente anche lì se siete ancora più sul budget potrebbe fare al caso vostro, mentre il secondo video che vi consiglio riguarda i Ryzen 5 3600X che abbiamo visto insomma testato qualche settimana fa, qualche mese fa.
Detto questo, io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!